Sindaco, iniziamo dalla sanità e parliamo un attimo di quella che è la situazione a Savelli. C'è stato un impegno costante in questo periodo di Covid, come sta andando e come è andata? Allora, noi a Savelli, grazie a Dio, abbiamo avuto 4 focolai disseminati nell'arco di questo anno e mezzo, quanto è stato, però grazie alla collaborazione dei cittadini e sorprendentemente anche dei giovani, che si sono messi spesso e volentieri, avendo avuto contezza di quello che stava succedendo, magari qualche loro parente, in isolamento volontario, siamo riusciti a contenere la pandemia. Infatti dei 4 focolai il massimo dei casi che abbiamo avuto è stato di 7-8 persone. Attualmente positivi ce n'è 2, però abbiamo incominciato la campagna vaccinale grazie all'ASL, l'abbiamo fatta sul posto, date la situazione geografica e l'utenza del paese che sono tutti anziani, e siamo quasi all'80%. Quindi abbiamo ottenuto un grossissimo risultato, ci manca questo sprint finale che stiamo chiedendo supporto alle istituzioni, soprattutto all'ASL, di fornirci il vaccino, dando la disponibilità tra volontari, istituzioni e io come medico in prima persona per poter raggiungere questo sogno, anche perché lei sa che è un paese di turismo e quindi effettivamente se noi dimostriamo di essere un'isola felice che abbiamo limitato il Covid, possiamo ospitare persone in tranquillità. Allora, tenendo conto che queste sono 2 conferenze dei sindaci, uno sul lato per quanto riguarda i rifiuti e l'altro sulla sanità, per quanto riguarda i rifiuti, ma che cosa sta emergendo da questa assemblea? Allora, io quello che ho detto, ne ho parlato con l'assessore De Caro a livello della regione, io resto del parere che i rifiuti, ogni comune dovrebbe smaltire i propri rifiuti. Perché paesi come Savelli, che sono distanti chilometri da Crotone, anche se fanno differenziata l'80%, è penalizzato per il trasporto degli stessi. Allora, se effettivamente si cambia passo, al posto di accentrare i rifiuti in luoghi dove si inquina moltissimo Crotone, Cogliato, li smaltiamo sul posto, abbiamo risparmio economico e meno inquinamento diffuso. Io mi auguro che qualcuno ne prenda coscienza, perché quello che diceva l'assessore, se ognuno di noi la propria immondizia della casa la porta in quello vicino accanto, viene soffocato di spazzatura. Se la tiene a casa sua, ha la possibilità di gestirla meglio. Dopo, se qualcuno, la mia idea è malsana o non piace, è un altro paio di maniche, però io dal mio punto di vista penso che sia la migliore cosa. C'è risparmio economico e meno inquinamento.